Sopralluogo al futuro polo per l'infanzia, ex scuola Martiri della Libertà nel quartiere Po a Cremona, in mattinata da parte del sindaco Andrea Virgilio e dell'assessore all'istruzione Roberta Mozzi. Il sopralluogo in vista dell'avvio dei lavori per la costruzione del nuovo edificio che accoglierà i bambini dagli 0 ai 6 anni. Ultimazione lavori prevista nel settembre 2025, in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico. Il nuovo polo per l'infanzia Mario Lodi, realizzato grazie ad importanti fondi del PNRR, ospiterà in un unico plesso, caratterizzato da ambienti accoglienti, innovativi e sostenibili, bambini e bambine dai 3 mesi fino ai 6 anni di età, garantendo loro un progetto educativo coerente ed in continuità. Questo è un cantiere importante per la città, per il quartiere Po. Qui nascerà il nuovo polo per l'infanzia, è uno dei progetti PINQUA che riguarda diversi interventi, riguarda case popolari, parchi e ovviamente riguarda questo polo per l'infanzia. L'obiettivo è quello di valorizzare anche tutto il percorso pedagogico che stiamo facendo sulla fascia 0-6 e troverà casa in un contesto che sarà un contesto completamente diverso, efficace, efficiente dal punto di vista energetico, dal punto di vista degli spazi che saranno polivalenti, saranno più flessibili, aumenterà lo spazio verde, sarà tutto messo in sicurezza. È un cantiere importante che terminerà nel settembre del 25, quindi confidiamo nell'aprire la nuova stagione 25-26 con questa nuova realtà nel quartiere Po.